Nonostante questo mese non si possa uscire e quindi tutti i negozi comunque siano chiusi, sono riuscito stranamente a fare più acquisti del mese scorso. Perché l'altra volta avevo mostrato tipo 6 pezzi, 6 film, e questo mese invece ne abbiamo 8 da mostrare. Comunque, come al solito, qua sotto vi lascio il link in descrizione di Wattpad a cui potete vedere, leggere quello che ho scritto. Vi chiedo anche di lasciare un voto ai capitoli che vi piacciono e commentarlo, insomma, scrivere anche qua cosa ne pensate e condividerlo soprattutto così lo facciamo vedere un po' a tutti. E, comunque, passando ai DVD, abbiamo 4 DVD e 4 Blu-ray. Prima di iniziare, comunque, vorrei dirvi che avevo comprato anche Ford vs Ferrari, il film che era uscito con Matt Damon e Christian Bale, in steelbook su Amazon. E è scomparso dai miei ordini. Non so il perché. Praticamente Amazon mi ha mandato un'email e mi ha detto: noi sappiamo che hai acquistato questo prodotto, ma purtroppo, nonostante mancasse tanto così, quel millimetro proprio tra l'acquisto e la spedizione, no? Mancava poco per essere spedito quell'acquisto. Proprio in quei 2 mm mi hanno detto: è esaurito. Ma l'ho comprato, è esaurito. Ma l'ho pagato, è esaurito. È esaurito. L'avevo comprato. Mi hanno fatto il rimborso. Spero di trovarlo alla Feltrinelli o da qualsiasi altra parte quando si potrà finalmente tornare a comprare le cose nei negozi fisici. Lo spero vivamente perché era una steelbook davvero bella e volevo vedere quel film. Comunque, di acquisti ce ne sono stati e adesso ve li mostrerò. Comunque, se qualcuno sa spiegarmi anche che cosa ne pensate, secondo voi cosa è successo, mi fareste anche un gran piacere. Iniziamo con i DVD. Abbiamo un film che non sapevo esistesse, Il falò delle vanità, con Tom Hanks, Bruce Willis e Melanie Griffith. E mi ha incuriosito questo film perché l'ho visto al libraccio a 3,90 euro, come al solito prezzo del libraccio, prezzone, 3,90 euro. L'ho controllato su Amazon, sta tipo sulle 30 euro sto DVD, e non esiste una versione Blu-ray in italiano, quindi ho detto cavolo, prendiamolo subito, un film con Tom Hanks, diretto da Brian De Palma, tra l'altro, e è la classica storia, classica, tra virgolette, diciamo, storia di quest'uomo che dalle stelle alle stalle, insomma. Quindi perde tutto e gli succede un casino per colpa di questo giornalista che fa questo articolo, diciamo fasullo, insomma un po' traviato dalla realtà, e quindi porta al basso, al baratro Tom Hanks, giornalista, e Bruce Willis, e qua si vedrà tutto l'annaspare di Tom Hanks per riuscire a tornare alla sua vita di prima, allo scagionarsi, al ripulire la sua immagine pubblica, perché adesso tutti lo schifano, lo credono un mostro per quello che ha fatto, gli sputano in faccia, fa schifo agli occhi di tutti. E, insomma, comunque devo dire che è un film abbastanza carino, molto interessante. Mi è piaciuto abbastanza vederlo e se riuscite a trovarlo ve lo consiglio perché non è niente male. Tra l'altro, questa è l'unica edizione che è uscita in Italia. Non so se è l'unica edizione che è uscita in realtà, però l'unica edizione in cui riesco a trovare questo DVD. Questo film in generale in versione italiana è questa edizione Snapper, che è una vecchia edizione, no? Che si apre così, che è tutta di cartone, molto carina con i DVD. Quelli un po' che lasciavano le ditate, no? Tutti che lasciavano, era tipo specchio, no? Che c'era solo il titolo, tutto scritto in nero. E di questa edizione abbiamo anche un altro film che non ho mai visto e devo dire non ho ancora visto perché ci sono stati vari travagli, ovvero Blade Runner con Harrison Ford, film di Ridley Scott. Questo è il montaggio originale, però io sto cercando la versione, la prima versione, quella con la voce pensiero di Harrison Ford, che adesso nel film non mi ricordo, Rick Deckard si chiama nel film, il protagonista, cioè la voce pensiero praticamente del protagonista, quindi lui che si sente la sua voce mentre pensa, e quella era la primissima versione che mi dicono anche essere tra le migliori, se non una delle migliori, però ho controllato e ce ne sono migliaia di versioni di Blade Runner. Questa è la The Final Cut, quella che si trova più facilmente, anche quella più osannata, diciamo.
Quella originale si trova solo in un'edizione speciale di Blade Runner che ho trovato su Amazon sulle 300 euro, che costa un pochettino, sono 300 euro, sono un pochettino. Quindi prima o poi per collezionismo me la prenderò, però devo trovare Blade Runner nella sua primissima versione e non so come fare. Se qualcuno sa dove si può reperire un DVD o un Blu-ray di quel montaggio lì, me lo prego, perché voglio vedere Blade Runner come era all'inizio, insomma, con la voce pensiero. Questa versione pure la guarderò, però preferirei vedere prima quella e poi questa qua, che sì, è la più osannata, quella che preferisce pure Ridley Scott, però sono interessato a quella. Passiamo a un altro DVD che è un film con Jim Carrey che cercavo da un po' in effetti, ma non è che lo cercassi perché era rinomato, conosciutissimo e ne parlassero tutti. No, in realtà la volevo perché l'avevo, insomma, voglio un po' tutti i film con Jim Carrey e questo era tra quelli e era anche quello che non conoscevo, l'ho trovato su Amazon, ho detto che è sta roba, prendiamola, però non l'ho preso su Amazon, volevo prenderlo su Amazon, costa più o meno sulle 8 euro sul sito, però l'ho trovato a... Un altro giorno, quando sono andato a pagare una bolletta, dietro c'era, mentre aspettavo che il tabaccaio aprisse, dietro c'era un'edicola e mi sono messo a vedere le vetrate posteriori. Ho trovato insomma dei DVD rimasugli di magazzino e ho trovato questo DVD qui che è Man on the Moon con Jim Carrey, che praticamente Jim Carrey qui interpreta il ruolo di Andy Kaufman. Queste sono tutte, è una storia vera, tratta da una storia vera della vita di Andy Kaufman, questo comico un po' bislacco, un po' strano, che ha una comicità infantile certe volte e certe volte completamente folle, e però in certi casi riesce anche a far divertire gran parte del pubblico. Però molto spesso si dimenticava di dire che scherzava in televisione, quindi insomma è stato un personaggio un po' controverso e riusciva a prendere in giro tutti, chiunque gli capitasse attorno, anche nella sfera privata, della sua famiglia, del suo amore, del suo agente, dei suoi amici. E qui insomma c'è questo personaggio fuori di testa che non si riesce a decifrare, perché non sai mai se scherza o se è vero, anche nelle cose più serie, e questa cosa ti fa un po' imbestialire, perché dici, porca miseria, ma cos'è vero e cos'è falso? E no, in questo film, in questo personaggio qui, in questo Andy Kaufman, qual è il vero Andy Kaufman e il falso Andy Kaufman? E questa è una cosa anche abbastanza interessante. Tra l'altro, se voi volete vedere questo film e lo volete vedere adesso e non potete comprarlo, magari perché non c'è nelle vostre edicole, potete andare benissimo su YouTube e cercando Man on the Moon e lo trovate completo, completo, totalmente completo e gratuito, però a 360p. Scusate, mi asciugo un attimo il naso, a 360p. Però comunque si vede abbastanza bene ed è in italiano soprattutto, ed è in italiano, film del 99, molto carino, che vi consiglio perché ci sta. Poi Jim Carrey, tra l'altro qua è rimasta, non so che è sto schifo, però comunque tra l'altro Jim Carrey insomma, fa il suo lavoro da comico, perché come sappiamo Jim Carrey approdato alla televisione come comico prima di tutto, e qui insomma si vede anche un po' del suo lato di... No, no, citazione, come si dice? Di imitazione, perché qua imita Elvis Presley. Ho visto dei video su YouTube di Jim Carrey in cui imitava vari personaggi americani. E vabbè, adesso passando avanti, comunque Man on the Moon consigliato, mi raccomando, andatelo a vedere su YouTube che è gratuito, l'hanno pubblicato nel 2016. Poi abbiamo un film che mi ha fatto andare in fissa con questo soggetto, ecco, perché è un attore, sceneggiatore, regista che conoscevo. Ho visto questo film che mi è piaciucchiato più o meno, adesso ne parleremo, e mi sono messo a vedere a palla i suoi film su Netflix, ovvero Woody Allen, il dittatore dello Stato libero di Bananas, sempre libraccio 4,90 euro, non si vedrà mai 4,90 euro. Questo film, devo dire, l'ho trovato all'inizio era abbastanza carino. Poi ha iniziato un po' a stancarmi perché forse l'ambientazione un po'... insomma,
non mi è piaciuta molto l'ambientazione da metà film in poi, però comunque devo dire che il film è simpaticissimo, cioè la comicità di Woody Allen penso che sia tra le mie preferite, penso che Woody Allen sia tra i suoi film sono quelli che più mi danno un senso di gioia, porca miseria, non mi metto a ridere però, non mi metto a ridere mai in generale per niente. Però mi ha dato proprio quel senso di ilarità, di gioia, di contentezza. Cioè, la sua comicità credo che sia quella che io preferisco di più in assoluto. Niente mi ha, cinematograficamente parlando, scusate, perché ho mezz'ora freddore. Niente mi fa cinematograficamente. Vabbè, quello parlando non mi ha mai fatto effettivamente ridere. Però Woody Allen ci è andato molto molto vicino e mi piace un sacco. Questo film l'ho trovato simpatico, ecco, carino la prima metà, poi la seconda, insomma. Non che cali, però non mi è piaciuta l'ambientazione per motivi miei, in realtà sono gusti. Però mi era piaciuto molto Woody Allen e quindi mi sono andato a vedere su Netflix i film che c'erano, tranne uno. Mi sono visto Rational Man, Misterioso Omicidio a Manhattan. E poi un altro che non mi ricordo quale. Ah, sì, Midnight in Paris. Tra questi tre il mio preferito è Irrational Man. Però Midnight in Paris pure se la batte un botto. E il Misterioso Omicidio a Manhattan pure mi era piaciuto tanto tanto tanto. Là c'è una battuta che mi è piaciuta tantissimo. Vabbè, non vi dico qual è, ma quando avrò Blu-ray ve ne parlerò. E tra l'altro so che il film di Woody Allen che viene reputato il migliore è Manhattan. Non quello che vi ho citato prima, ma un altro che si chiama proprio Manhattan. O almeno credo che sia un altro film. Mi sembra di sì, comunque se sbaglio ditemelo nei commenti. E tra l'altro mi sono. Allora, questo lo metto via. Però mi sto triggerando un botto perché di Woody Allen è uscito anche Giorno di pioggia a New York, insomma, una cosa, non mi ricordo se era proprio questo il titolo. E doveva uscire in Blu-ray questo mese, no, il mese scorso, a marzo, o all'inizio di questo mese, non mi ricordo. Comunque doveva uscire, è uscito e Amazon non lo vende perché c'è sto cacchio di coronavirus che ha bloccato tutto, mi ha fatto perdere pure la Steelbook, ma a parte quello non è uscito il film di Woody Allen in Blu-ray, ma in realtà è uscito perché lo vendono a esterni, probabilmente Amazon l'ha messo in vendita per 10 minuti, poi è finito e lo hanno messo in vendita a esterni e questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo. Quindi appena potrò uscire, non potrò uscire perché in effetti oggi sono andato a fare la spesa, ma appena potrò andare alla Feltrinelli a comprarmi un Blu-ray, quello sarà il primissimo film che mi comprerò. Punto. Porca miseria, Amazon, mi stai facendo bestemmiare. Due pugni, cioè due stronzate. Madonna, ti odio, ok? Ti odio, Amazon. Ma no, non è vero, ti voglio bene, porta questi ebook, però mi stai facendo arrabbiare tantissimo e non lo farei più. Adesso passiamo ai Blu-ray, che sono 8, sì, 8, sono 4. No, sono 5. No, 4, 5? Ho sbagliato, sono 9. Non so contare, scusate. Sono 9 titoli, però comunque me la sbrigherò molto più in fretta dei DVD. Iniziamo con l'unica steelbook che vi posso mostrare, ma almeno intanto ce n'è uno che mi ha portato sempre Amazon, ovvero il seguito di Shining, Doctor Sleep, tratto sempre dal libro di Stephen King. Che io non ho letto tra l'altro, e infatti pure questa steelbook è ancora in cellofanata perché il film non l'ho visto. Io guarderò Shining e Doctor Sleep dopo aver letto i rispettivi libri sia di Shining sia di Doctor Sleep, così dopo aver saggiato direttamente in entrambe le opere potrò decidere se preferirò quella cartacea o quella cinematografica. Eh sì, quindi niente, dovrò aspettare di poter leggere entrambi i romanzi e così potrò vedermi direttamente, potrò vedermi anche entrambi i film, anche se Shining in versione estesa l'ho già visto in televisione, perché l'avevano fatto e mi era piaciuto abbastanza. Invece Doctor Sleep non ho mai avuto l'occasione di vederlo, tra l'altro Amazon grazie almeno di avermi mandato Doctor Sleep, non mi hai fottuto pure questa steelbook, ti amo Amazon. Ti amo, ti amo. Mandami le cose, mandami le cose. Porca miseria. Tra Ford versus Ferrari e il nuovo film di Woody Allen mi stai facendo arrabbiare tantissimo. Portami le steelbook, sono arrabbiato con te, però so che puoi portarmi le cose, quindi fallo. Adesso passiamo a una saga di film horror, tra l'altro, che io ne possiedo veramente, veramente pochi di horror, però dato che li avevo trovati a 5 euro l'uno praticamente
alla Mondadori di Parco Leonardo, l'ultima volta che sono riuscito ad andarci, li ho voluti prendere perché comunque 20 euro 4 film, sono 5 euro l'uno e insomma era un'offerta e me li sono presi. Purtroppo sono riuscito a vedere solo il primo film e adesso vi dirò anche il perché sono riuscito a vedere solo il primo. E stiamo parlando della saga di The Ring. Abbiamo originali, tra l'altro, quelli giapponesi, The Ring 1, The Ring 2, La Spirale e The Ring 0, The Birthday. Allora, parliamo di questa saga. Insomma, parliamo del primo The Ring. Il primo The Ring mi era piaciuto abbastanza, non mi ha fatto paura, devo dirlo. Non mi ha fatto assolutamente paura, però mi è piaciuta molto la storia e vabbè, non c'è bisogno che vi dica di che cosa parli la storia, perché ormai sicuramente avrete visto questo oppure il film americano oppure entrambi, molto semplicemente, quindi sapete, no? Rispondi al telefono, 7 giorni, muori. E devo dire, il film mi è piaciuto abbastanza, la storia l'ho trovata molto interessante, fatta abbastanza bene. E sì, niente, devo dire, un film abbastanza carino, che mi è piaciuto. Certo, non mi ha fatto paura, per essere un horror dovrebbe essere un problema, però la storia mi è piaciuta, quindi per me non è stato un problema. Perché ne ho li ho visti tutti e quattro? Perché io qui in questa casa ci sono due televisori, uno in salone e uno in una camera che dovrebbe essere mia, ma non è mia. Quindi quella in salone la usa mia nonna, quella in camera la usa mio padre, perché mio padre vive in camera, per cui io non posso usufruire di nessun televisore e di conseguenza di nessun lettore DVD o Blu-ray, per cui io non posso vedere nulla, assolutamente nulla. Tranne certe volte, molto raramente. Cristo. Per cui questo è il grandissimo mistero per cui non sono riuscito a vederli tutti e quattro. Però comunque ho visto un po' di film, devo dire, cioè in DVD li ho visti praticamente tutti tranne Blade Runner e Blu-ray invece ho visto solo The Ring, stranamente, perché di solito io do sempre precedenza ai Blu-ray, però comunque in questo caso ho visto un buon film e ne sono contento. Per cui questi erano tutti gli acquisti che ho fatto durante questo mese e il telefono mi ha fatto troppi scherzi, ho dovuto stoppare, no, mi è finita la memoria tipo 3 volte. Cristo santo, questo video è un'epopea, madonna, un'epopea questo video. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, condividete il video, link in descrizione, condividete il link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima con chissà che cosa, non lo so sinceramente, non so con che cosa ci rivedremo, ma ci rivedremo sicuramente. Mi raccomando, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima, ciao!